Perché ho sentito prima un riferimento in cui si accennava al fatto di utilizzare gli strumenti valutativi dei livelli di non autosufficienza, gli ICF, nei confronti del PD. Se questo è stato il passaggio e il riferimento, io dico che utilizzare in ambito di insulto politico il riferimento alla disabilità è una vergogna in primo luogo per chi lo fa. Grazie. Onorevole Di Vita, onorevole Baroni, stia tranquillo, seduto per favore. Sì, onorevole Baroni, si segga gentilmente e attenda che andiamo avanti. Lei ha già parlato, se vuole parla dopo. Onorevole Di Vita, invece lei non aveva parlato, può parlare. Prima l'onorevole Binetti, però. Onorevole Baroni, si deve sedere tranquillamente. Stiamo andando avanti con i lavori parlamentari. Grazie. Onorevole Binetti, prego. Mi sorprende il riferimento dei colleghi 5 Stelle al tema del trust, perché nel disegno di legge che io ho presentato a mia prima firma, che ha concorso insieme a tutti gli altri a costituire questo modello unitario su cui in questo momento stiamo discutendo, era già presente il trust, perché da sempre una delle più grandi esigenze che sentono i genitori, ovviamente quei genitori che hanno la possibilità di farlo, ma che desiderano farlo, non solo per il proprio figlio, ma proprio anche per evitare che il figlio viva in una sorta di situazione di isolamento. Spesso, quando immagino di voler creare delle case famiglia, quando immagino di voler creare e ricreare dei contesti domestici in cui il figlio possa stare, il loro massimo desiderio è che anche qualcuno che condivida una situazione analoga a quel figlio possa stare con loro. Questo era presente nel disegno di legge a monte, perché è un'esigenza che da tempo le famiglie hanno espresso. Non è, con tutto rispetto, una brillante idea solo di un sindaco del PD. Noi dell'UDC ce l'avevamo avuta prima. Grazie. Grazie a lei, a titolo personale, onore di vita. Sì, allora due cose. Numero uno, credere che fare riferimento agli ICF sia un insulto significa non sapere allora assolutamente che cosa sono gli ICF, perché è uno strumento che può essere utilizzato da chiunque, anche da tutti quanti noi deputati, perché semplicemente misura il grado di libertà e di autonomia nei confronti della società, nei confronti del proprio corpo. Quindi chiunque può fare gli ICF e misurare il proprio grado di libertà e di autonomia. Secondo, visto che la Lenzi si è battuta dicendo che noi siamo per il privato e visto che ha parlato dei poveri fratelli che si devono prendere cura della persona disabile, allora io parlo per esperienza personale, io sono sorella di una persona disabile e io non mi voglio organizzare privatamente, io voglio che lo Stato mi metta nelle condizioni per decidere io, una volta che moriranno i miei genitori, come dovrò convivere, vivere e soprattutto assicurare una vita dignitosa a mia sorella. Grazie. Grazie a lei.